Di fatto oggi abbiamo approvato in giunta il più grande piano di investimenti, credo di poter dire, nella storia della Regione Lazio, utilizzando risorse che non erano state impegnate e spese negli anni precedenti e rimodulandone una parte. Quindi noi oggi abbiamo varato un piano da 1 miliardo e 171 milioni che si compone di 37 investimenti che vanno a cambiare il volto della sanità regionale sotto il profilo strutturale. Questo 1 miliardo e 170 si aggiunge agli 86 che noi già avevamo approvato ad aprile, sempre in conto capitale, anzi, come spiegherò tra poco, va a completare una parte di quegli 86 milioni che noi di fatto avevamo trovato come di fatto già programmati dalla precedente giunta, e si aggiungono poi dagli altri 868 milioni dell'INAIL, sempre come spiegherò tra poco, e a cui si aggiungono i 210 milioni di euro già accantonati per il Policlinico Umberto I, di cui anche tra poco vi dirò, e ai circa 150 milioni di euro che si aggiungono a questo 1 miliardo e 170 per gli interventi straordinari per essere pronti per il Giubileo del 2025. Quindi è un lavoro senza precedenti che è stato fatto. Per quanto riguarda l'Umberto I, è ovvio che ancora non è individuato, altrimenti si faceva una conferenza stampa insieme al Rettore, insieme al Sindaco, e si dava già la risposta alla sua domanda. La complessità, ecco perché si chiama tavolo tecnico per l'Umberto I, è proprio perché c'è necessità di ragionare sulla nuova ubicazione, che ovviamente a seconda delle scelte non può non vedere protagonista o coprotagonista, meglio, il Comune di Roma per quello che riguarda la parte urbanistica e per quello che riguarda invece l'attuale destinazione degli edifici. È ovvio che quella, per quanto ci riguarda, è una destinazione che prospetticamente dà un potenziale alla città universitaria enorme. Si pensi soltanto al fabbisogno di alloggi universitari, ai dipartimenti universitari che possono trovarvi casa. Insomma, non spetta a me, quello è un compito di programmazione che è propria dell'Università degli Studi La Sapienza, quindi non prendete la mia risposta perché non c'è assolutamente intenzione di sostituirsi, c'è intenzione invece di trovare le risorse insieme per quello che riguarda la riqualificazione. Il mio compito è trovare le risorse per l'apertura del nuovo Umberto I, però assolutamente questa non può essere un'operazione soltanto in una direzione, questa deve essere una direzione che vede anche, nel caso, come io credo, si arrivi in buca entro l'autunno, che veda un piano complessivo di riqualificazione delle aree, a quel punto dell'ex Umberto I, e la realizzazione del nuovo ospedale. Spero di aver risposto, però ovviamente le mie sono idee in libertà, perché la programmazione di quelle aree spetterà esclusivamente all'Università La Sapienza. Non è semplice, però insomma noi siamo abbastanza ottimisti che nelle primissime settimane della ripresa, diciamo dopo le vacanze, avremo una identificazione chiara, mettiamola così. Sulla delibera non è...